Bentornati sul canale, quest'oggi siamo qua per parlare di una categoria fantastica della IMSA, la GTO dei 1990, e questa volta parliamo di questa mod fantastica che tra l'altro riproduce una Ferrari meravigliosa, la F40. Ricordiamo che questa vettura, ragazzi, è qualcosa veramente di spettacolare. Ricordiamo che questa vettura tra l'altro fu costruita per celebrare proprio il 40esimo anniversario del marchio della Ferrari, e questa macchina addirittura segna come vettura stradale la più alta velocità al mondo. Considerate anche il fatto che questa vettura riuscì a toccare i 370 km all'ora con uno 0-100 in 3 secondi, che per l'epoca era veramente qualcosa di strepitoso. Un'altra vettura davvero iconica che andremo a vedere adesso è una Porsche, precisamente parliamo della Porsche 961 GTX. Pensate che questa vettura è una vettura veramente bellissima, derivante anche dal gruppo B. Oltretutto questa vettura era una vettura che partecipò alla 24 ore di Le Mans, pensate, nel 1986, e riuscì ad aggiudicarsi un settimo posto nella sua categoria. Questa macchina ovviamente partecipò sempre alla IMSA GTO, e la vediamo qua sfrecciare nella sua totale bellezza con questa livrea veramente fantastica, che ricorda anche tantissimo quella che partecipò anche alla fantastica Parigi Dakar. Per concludere il pacchetto parliamo di una vettura straordinaria in questa, quindi andiamo nel paese del Sol Levante per andare a riscoprire questa Nissan 300 Z Turbo LM, e ricordiamo che questa è stata una vettura veramente anche eccezionale, che addirittura nella 62esima edizione delle 24 ore di Le Mans riuscì ad aggiudicarsi un quinto posto assoluto e vinse ovviamente la classe IMSA GTS. Ma ora noi cosa facciamo? Ora dovremo scendere in pista con queste splendide vetture, scenderemo a bordo della Ferrari F40, che ovviamente non può non gareggiare qui al Mugello con questa fantastica vettura, e andremo a dare battaglia a tutto questo gruppetto di vetture. Quindi non facciamo altro che scendere in pista. Eccoci qua, partiamo al Mugello, stiva posizione a bordo della nostra Ferrari. Attenzione! Mamma mia, che partenza di M! Porca miseria, ci siamo fatti sverniciare da quasi da tutti. Attenzione però qua ora! Attenzione qua, all'interno! Attenzione, qui riusciamo a prenderci qualche posizione, non ci sta questa Ferrari! Mannaggia, attenzione qua! Mamma mia! Però riusciamo a mantenere una buona posizione. Siamo qui, attenzione però, questa Ferrari con la livrea Totip cerca di andare a prendere la posizione. Attenzione qui, mannaggia, e si va a riprendere la posizione. Intanto qua ci riprova Mauri alla parte interna. Attenzione però, lui salta sul cordolo e qui quindi si sbilancia qui. Attenzione, ricordo che queste vetture ovviamente non hanno né traction e nei controlli elettronici, sono una figata, uno spettacolo. Attenzione però qua ora, attenzione qui a non... mannaggia la Nissan, questo trenino qui davanti a noi, pericolosissimo. Attenzione, ci prova qua la Nissan nella parte interna, e però qui riesce Mauri all'esterno. Attenzione, mamma mia, si scompone la vettura. Attenzione però, la Nissan non ci sta, c'è subito l'attacco qui. Ora vediamo se qua in qualche maniera riesce. Attenzione però, attenzione al controllo vettura, mannaggia qui. Attenzione, questo gruppetto qui davanti si fa battaglia, si dà battaglia. Mamma mia, in esterna. Attenzione però, si fa vedere qui Mauri, va largo, in esterna però ci riesce la Ferrari, riesce a prendersi la posizione. Attenzione, ne approfitta anche qui la Nissan sulla sinistra. Mamma mia, mamma mia, attenzione, cerca di prenderci la scia qua adesso Mauri alla Nissan. Attenzione, mamma mia, leggera toccata. Attenzione qua, e ci riprova e riesce, prova quasi lungo, mannaggia,
e si riprende la posizione. Questo malefico. Attenzione qua. Mannaggia, ragazzi, è durissima. No, non andiamo fuori. Attenzione. E intanto qui si rimette di nuovo sotto sia a Ferrari che la Nissan. Attenzione, è una battaglia non da poco. Attenzione, attenzione. Vediamo qua, ci siamo. Siamo comunque in sesta posizione. Una posizione l'abbiamo guadagnata e siamo bersagliati. Allora abbiamo preso un po' di distanza da quelli dietro. Attenzione, intanto questo trio qui davanti fa paura, come si muove. Questo trenino qui, pericolosissimo. Attenzione. Cerchiamo piano piano di avvicinarci, se riusciamo a magari a creare un attacco qua. Attenzione, mannaggia. Mamma mia, vanno via subito. Intanto vediamo dietro la Ferrari F40 blu si è liberata dalla Nissan e cerca ora qua di andare alla caccia di Mauri. Attenzione però, guarda qui, Mauri ci prova. Attenzione qui, ora andiamo subito all'attacco. Oh, attenzione qui, ci riprova e addirittura si affianco. Oh signor, ragazzi, che cazzo. Attenzione qua, mannaggia, è riuscito a prendersi una posizione. Ci siamo filati nella quarta posizione e andiamo a tagliare il traguardo qui ora. E inizia il nostro terzo giro, quindi andiamo quasi al giro di boa. Ma attenzione però, la Porsche qua sulla destra non ci sta e va a prendersi di nuovo la posizione. Mauri è costretto ad arrancare. Attenzione, mamma mia, porca miseria. Mauri qua a momenti rischia l'incidente. Attenzione, divertentissime queste macchine, ragazzi, veramente bellissime. Scaricatevi questa mod perché per chi non ce l'ha è veramente bellissimo, davvero divertente. Attenzione qua, ci prova all'interno, non sono di facile gestione le vetture, tendono tanto a partire il retrotreno, soprattutto la Ferrari e la Porsche in maniera particolare, forse la Nissan è quella più equilibrata, mi sembra. Attenzione però, la Ferrari è stupenda, bellissima, anche la Porsche molto divertente, ragazzi. Ovviamente io adesso qui vi ho portato solo, facciamo solo una gara con questa, però provatele e poi mi dite. Attenzione, e intanto qua Mauri riesce comunque a mantenere ancora l'azione. Rimaniamo concentrati però, attenzione qua. Qui attenzione, ci prova. No però, porca miseria, dice di no e se ne va, mannaggia qui. Non riusciamo, attenzione. Buono qui, dai, che ci avviciniamo un pochettino. Intanto dietro si arriva. Attenzione qua, vediamo se all'interno ci prova e riusciamo a prenderci la terza posizione da podio. Attenzione però, ovviamente adesso qui la Porsche non ci sta, ne è una madonna la Porsche e si fa vedere nello specchietto. Attenzione qui e dietro, mannaggia. Qui risvernicia Mauri di brutto, ma attenzione. Mannaggia, ovviamente si intraversa davanti a noi la Porsche, mannaggia. Porca miseria, ragazzi, che gara, sto sudando. Attenzione, e qua ci riprova Mauri, mannaggia, non riusciamo. Porca miseria, attenzione, siamo, mamma mia, questa Porsche ormai è proprio un duello tra Mauri e questa Porsche, tra Lee Corley, si fa chiamare questa IA. Attenzione però, se ne va qui e si fa vedere intanto dietro anche l'altra Ferrari. Vediamo se però riusciamo qua, ne usciamo meglio. Attenzione, aspetta però, attenzione prima di cantare vittoria. Qui, mannaggia, riesce in qualche maniera Mauri. Attenzione, attenzione qui, va a sfruttare il collo in esterna, ce la fa, si è messo davanti, si è ripreso la terza posizione. Attenzione però adesso,
attenzione però, perché lui non ci sta di sicuro, Rick Corley. Ora darà il massimo sfogo che potrà, attenzione però. Attenzione, tagliamo bene il cordolo qua. Mannaggia, un pochettino di vantaggio, siamo riusciti a prenderlo. Addirittura è stato superato l'altra Porsche, dall'altra Ferrari di Rick Corley, è stato superato da Stephenson, quest'altra IA a bordo della Ferrari rossa, ma non riesce a impensierire male in questo momento. E qui ora andiamo a tagliare il traguardo e andiamo all'ultimo giro. Dai, dobbiamo, se riusciamo a mantenere già questa posizione, è ottimo, perché vuol dire che abbiamo fatto un podio e comunque ci portiamo a casa un podio con questa mod, non male. Dai ragazzi, cerchiamo di portarcela a casa, attenzione. Uff, oh, attenzione qua però. E intanto lì dietro si fa rivedere sia la Ferrari che la Porsche in bagarre, ma già bene quello che potrebbe dare qualche possibilità a Mauri di rimanere ancora lì. Attenzione, attenzione, usciamo bene, dai. Mamma mia, che spettacolo che è questo circuito, ragazzi, davvero bellissimo, davvero stupendo. Bello il Mugello, davvero una figata incredibile, veramente un bellissimo circuito. Dai, attenzione qua, andiamo a sfruttarlo bene. Mamma mia, esagerato, a momenti ho rischiato l'uscita. Sentite che audio che hanno queste vetture incredibili, bellissime, veramente stupende queste GTO. Davvero divertenti queste vetture, ragazzi. Dai, andiamo qua, andiamo sul finale ora. Attenzione, rimaniamo abbastanza lontani quelli dietro, perfetto. Anche se abbiamo guidato malissimo questa parte. Attenzione però ora, non scomporre la vettura, che uno dei grossi rischi qua è veramente di perdere il retrotreno della macchina. Bellissimo, però abbiamo provato questa mod in gara, fantastico, ci siamo veramente divertiti e andiamo a concluderla addirittura in terza posizione. Grandissimi, ce l'abbiamo fatta davanti a tutto questo gruppetto. Bene ragazzi, io ovviamente spero che vi sia piaciuto il video, ma soprattutto ragazzi andate a scaricarvi questa mod, perché è davvero davvero bella. Le macchine sono bellissime, che poi sono quelle riprese ovviamente dal Project Cars 2, ma comunque si guidano molto bene, sono molto divertenti la guida, e anche il Force Feeding è davvero davvero carino. Poi ovviamente io le ho provate tutte e tre, ho voluto ovviamente fare la gara con questa, però ci sono delle differenze tra i due. Secondo me la macchina più divertente è questa, e anche la Porsche è veramente divertente. La Nissan è carina, però forse è quella più equilibrata, quindi ha meno bisogno di correzione, mentre invece chi cerca una guida un pochettino più ignorante, ma allo stesso tempo comunque impegnativa, queste sono le macchine da guidare. Bene, con questo è tutto e noi ci vediamo alla prossima! Ciao da Mauri!